Amici, buonasera e benvenuti all'Asta Tosta, oggetti tosti per tutti i gusti. Ezio Greggio è un uomo straordinario e non ha assolutamente bisogno di essere presentato. Una specie di Edoardo che fa tutto, fa piangere, fa ridere, eccezionale. Ma Striscia la Notizia sta per ripartire questa sera con un sacco di novità. Poi abbiamo voglia, abbiamo grinta. Cosa vuoi che faccia? Cosa vuoi che faccia? Facevamo lunghe chiacchierate, parlavamo, lui mi raccontava. Temperatura a bordo 19 gradi, praticamente Marocco in primavera. Ti guardava. Ho provato una stretta allo stomaco. Con questi occhi terribili. Sì. Parliamo di Ezio Greggio. Eccomi. Ezio era molto timido. Possedeva alcune qualità molto speciali. Era disarmante. Quando ti parlava, aveva sempre la stessa espressione. Ma sentivi che stava tramando qualcosa. Di certo che ha premuto il grilletto per 5 volte. I due ragazzi furono uccisi la notte tra gli agenti. L'avrebbe strangolata. C'erano solamente degli schizzi, qualche identikit fatto al computer, non si sapeva chi fosse. Temevo Ezio perché, avendo davanti un mostro come quello, avevo paura. Mi farei uccidere piuttosto che darti retta. Com'è possibile che una persona così educata possa fare cose tanto orribili a un altro essere umano? Hanno fatto lunghi studi sui fotogrammi, sui frame, close-up, un ingrandimento. Qui c'è qualcuno che sta giocando con le nostre vite, con le nostre idee. Run. 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 Che lui oh, ma è vero, dicevi che è vero, ma c'è di merda.